Per dimostrarvi che come si parla, così si canta, abbiamo qui fra noi il sarto delle regine e delle dive. Niente po' di meno che Emilio Federico Schubert. Caro Schubert, ciao, dai. Veramente grazie per essere venuto qui fra di noi. Grazie a te. Il sarto delle regine e delle stelle. Chi preferisci servire, le regine o le stelle? Beh, Mario, vedi, tutte e due. Bravo, regine e stelle. Bravo, una risposta filosofica proprio. Senti, e chi sono più esigenti, le regine o le stelle? Beh, io direi le stelle, Mario, sai. Perché? Le stelle, loro hanno un compito stabilito, loro debbono essere belle, debbono essere affascinanti, bisogna studiarle tutti i particolari, che siano molto fotogeniche, è sempre un po' molto complicato. Ho le regine sono un po' più facili. E fra le stelle, le più esigenti, chi sono? Beh, Martine Carole e Edi Lamar. E quante volte viene a provare Martine Carole? Oh, Mario mio, che cosa ti posso dire? Sta sempre da me. Mi hanno detto che quando viene a Roma per ordinare i vestiti dorme addirittura lì nel tuo atelier. Io glielo dico sempre, Martine, dorme qui da me, così ci facilita tutto, perché prova adesso e prova dopo un po'. Si prova sempre. E delle italiane? Beh, guardi, delle italiane c'è la signora Gina Lollobrigida e la signora Sofia Loren, ma loro, sa, sono tanti anni che io le creo i vestiti per loro e allora sono molto più docile e poi le creo dei vestiti specialmente per loro e va tutto bene. Ho capito. I mariti delle stelle di solito assistono ai tuoi défilé? Sì, con gran piacere. Si interessano? Sì, molto. Ai modelli? No, alle indossatrici. E le stelle non dicono niente di questo interessamento degli mariti? Ma sono troppo occupate a guardare i modelli, dici tu? Loro si preoccupano dei vestiti, i mariti si preoccupano delle indossatrici. Beh, in fondo per quello che pagano, poi guardi, i mariti, dico, lasciamo almeno vedere l'occhio, no? Anche tu? Sì. Mi hai rubato Marilou quando sei venuto in collezione. Rubato? Invece di vedere i vestiti, guarda, Marilou, maniche, E che sono scemo. Però ci avrai già perdonato che ti abbiamo preso Marilou, perché beh, sei sempre non molto, non sei molto, sempre Mario. Contornato no, di belle ragazze, su, andiamo. E quale regine vesti? Beh, guarda, io vesto un po' tutte le regine, quelle che furono e quelle che sono rimaste. Le poche che sono rimaste. Sì. Vesti anche la regina d'Inghilterra? No. Guarda, Mario, tu sai che la regina d'Inghilterra, come tutta la famiglia reale inglese, sì, loro per tradizione si vestono a Londra. Ho perché capito. Portano solamente la moda inglese. Mm. Perciò loro si vestono a Londra. Niente. È una tradizione? Sì, una tradizione. Secondo te la principessa Margaret come veste? Ah, guardi, Mario, prima di tutto, sa, io leverei tutto subito, scarpe, borse e capelli. Ma non ti piace le borse, scarpe e capelli della principessa Margaret? No, sono un po' sorpassate. Eppure è classificata fra le donne più eleganti del mondo. Beh, lascia perdere, guarda, questo fatto delle donne più eleganti del mondo, perché per giudicare una donna più elegante del mondo... Sì? Bisognerebbe aspettare 30 anni per giudicarle tutte. Mm? Dopo 30 anni finite, perciò quella donna non è più non elegante. È più la più elegante. No, no. Senti, vedo che sempre... con lo scilinguagnolo te la cavi molto brillantemente, quindi sono sicuro che canterai altrettanto brillantemente. Ma che, Mario, ma nemmeno per sogno, vedi, io parlo male l'italiano, il tedesco, il francese, l'inglese, lo spagnolo. Io parlo malissimo tutte le lingue, figurati un po' come canto. Canti poi, peggio di come parli? Oh sì, e poi stasera sono così emozionato, non so perché. Ma guarda che non è possibile cantare peggio di come parli. Beh, veramente questo è anche giusto. Ma vedrai che è peggio. Parli quasi male quanto me, sai, Emilio. Ah sì? Quasi male quanto me. No, tu parli bene, va, Mario. Dai, tu sei molto... Che cosa canti? È una canzone, sì, che io dedico a tutte le donne d'Italia e di tutto il mondo. Va bene. Donna, lo si fa per te, donna, per far più bella te.
fama, moda, creerà, lancerà per te, perché sei donna e per vestire le Schubert presenta un defilé, un bel defilé televisivo con poco decolte. Sei donna e per te tutto puoi desiderare, l'abito è il desiderio che l'uomo pagherà, che l'uomo Grazie Schubert, grazie, e ti sei salvato in estremis, perché le due indossatrici, se Dio vuole, hanno cantato peggio di te. Ecco, brava. Ma non è il compito vostro, voi non dovete cantare, no. Voi dovete indossare con la grazia che vi distingue e tu devi creare questi meravigliosi modelli. Questo è il compito vostro, il resto è tutto un pretesto per farvi venire qua e per farvi vedere. Poi questo è un gioco e allora... Ma presentaci questi modelli. Ah sì sì sì, che te li presento molto volentieri, vedi. Innanzitutto a che cosa sono ispirati? Beh, questi modelli, vedi, io mi sono ispirato un po' alla vostra trasmissione. Al musichiere? Al musichiere. Mm. Infatti li ho messo nomi, ognuno con un nome delle vostre canzoni. Allora presentaci. Ecco, cominciamo con Bianca che presenta Domenica e sempre Domenica. Oh. Quest'altro che cos'è? Giulia... Raggio di sole. Giulia, raggio di sole. Ida con simpatica. Simpatica. Tilli. Tilli. Femminilità. Paulette, Paulette, la cassaforte. Ah, la cassaforte! Ermetica e metallica. E che Sonia. Sonia. Musica del cuore. Musica del cuore, benissimo. Però c'è un fatto, non hai pensato a tutte le telespettatrici, non ci hai portato un modello musichiere. Sì, Mario, anche questo ho pensato. Infatti ho creato questo modello che si chiama musichiero. Eccolo qua. Ah, veramente, veramente bello, semplice. Ce lo vuoi descrivere? Sì, vedi, questo modello io l'ho creato per tutte le telespettatrici che se lo vogliono fare anche da solo. È un modello molto semplice che porta solo questa sigla che... chiave di violino e rappresenta pure la S di Schubert. Ho capito, la chiave di violino può essere anche l'S di Schubert. Perfetto. Ed è un vestito che si può fare in cotone, che si può fare in lana, che si può fare in shantung, in taftà, un vestito che si può fare in bianco, rosso, blu, in tutti i colori. Data la sua semplicità è molto facile di accoppiare il tessuto col colore. Molto bene, noi ti ringraziamo a nome delle telespettatrici per questo meraviglioso e semplice modello. Oh, lascia che noi ti diamo il nostro musichiere, che siamo sicuri che se non elegantissimo non sfigurerà troppo nel tuo elegante atelier. Ah, va bene? Ma poi bisogna mi dare ancora qualche altro. Non dipende da me. Emilio Federico, l'amministrazione dei musichieri è passata in altre mani. Senti. Però guarda, le tue ragazze già ce l'hanno. Sì. Avanti, venite, venite. Grazie. Ti lascio con i tuoi fiori.